Come abbiamo annunciato nei scorsi giorni, oggi siamo qui all'inaugurazione della palestra e a conclusione di un grandissimo lavoro che è iniziato quasi 4 anni e mezzo fa. Oggi la palestra è a disposizione dei ragazzi e sicuramente sarà uno strumento in più per completare ed arricchire la didattica. Allora ragazzi, genitori, io mi presento a voi, è la prima volta che mi presento a Cleto e quindi è un onore per me dirigere l'istituto comprensivo di Campora Aiello Cleto. Il sindaco prima, anche nella vecchia scuola abbracciava 3 comuni e li citavo sempre tutte e 3. L'uomo in bianco mi è testimone, vero? Sì, è vero. Visto che siamo stati colleghi nella stessa scuola. Saluto amici, saluto il sindaco, saluto le autorità presenti, il vice sindaco, le associazioni, l'arma dei carabinieri. Una manifestazione commovente quella che abbiamo fatto stamattina. Adesso c'è un'altra manifestazione molto importante e per me anche commovente, perché quando si apre una porta come stamattina, una porta di una scuola, si apre la porta della vita, dico, la porta della libertà, perché si studia per diventare liberi. Stamattina l'apertura di questa porta a me emoziona tantissimo e non vi nascondo che anche un po' la pelle d'oca mi suscita, mi stimola la pelle d'oca, mi fa venire la pelle d'oca, come si suol dire. Negli ultimi anni, per la ristrutturazione edilizia, abbiamo chiuso delle porte delle scuole, delle strutture scolastiche, solo delle strutture, perché la scuola non si è mai interrotta. Ho un sindaco che è un uomo di scuola, io rispetto il ruolo di sindaco, ma quando lo vedo come collega. Mi dispiace, ho una mia deformazione, sindaco, quindi vi vedo ancora come preside. E quindi sa benissimo, noi non abbiamo mai chiuso la scuola. Qualche struttura sì, ma per un fine nobile, quella di ristrutturarla. Quindi con la pazienza, con il tempo, questo lavoro si sta compiendo e le strutture chiuse piano piano si stanno riaprendo. Ci sono dei tempi tecnici, dobbiamo avere pazienza e abbiamo pazientato e adesso voi ragazzi vedrete questa struttura che è bella, è una delle poche palestre che abbiamo nel territorio e voi a Cleto avete l'onore di averla e anche voi il piacere, il sindaco l'onore. Ok, allora io vi ringrazio sindaco per i sacrifici che avete fatto come amministrazione per darci questa bella palestra. I ragazzi ovviamente credo che siano in questo momento i bambini più felici del mondo, perché quando si apre una palestra per loro è vita, ok? E quindi veramente a tutti voi e alla comunità grazie, grazie. Io soltanto 2 cose voglio dirvi. La palestra oggi la diamo a voi. Voi siete i protagonisti. Voi ci giocherete. E voi purtroppo non ce l'ho. No, la voce è questa, no, purtroppo. Venite qua. Fate venire la nonna sui miei bambini. Venite qua. Signora, venite qua. Non ci conosce. La voce è già bassa. Voi avete parlato. Oh, finalmente vedete le generazioni. Purtroppo è un po', diciamo, rivoluzionaria, perché è della banna di là, lei è di Nocera, quindi da quell'altra parte. No, stavo dicendo che la palestra in fondo la consegniamo oggi a loro. Eppure noi vieci però. Anche voi potete venire a giocare qua. Loro hanno l'obbligo, hanno questa fiaccola da trasmettere a quelli che verranno.
a quelli che subentreranno, i vecchi sono stati belli belli. No, i vecchi erano belli belli. Se andiamo a prendere la lima, sì, sì, perché, ripeto, una piccola storia di questa palestra. C'è stata data una prima volta il 78, io e allora un giovane docente. Poi il 95, prima che io lasciassi l'amministrazione come sindaco, l'abbiamo fatta ristrutturare alla ditta Massimo Bossio. Quando sono tornato alcuni anni fa, veramente c'era da piangere perché era tutta rovinata, c'erano cresciuti addirittura degli alberi e gli alunni, gli ultimi alunni che ho avuto giocavano qui sul cemento, non c'era una palestra. Mi avete fatto tanta tenerezza quel giorno che abbiamo allestito un piccolo campo di pallavolo qui fuori, proprio alla meno peggio, e voi eravate contenti di quel poco. Mi ricordo che siamo venuti a inaugurarla, ma a inaugurare appunto qualcosa di poco, e poi un'alunna di terza media mi ha fatto una bella presentazione, come chissà cosa avessimo fatto, e invece io pensavo, la nipote di Scicola, adesso che ricordo, mi ha fatto la presentazione. Io mi sentivo pure imbarazzato, dico, così poco e loro tanta gioia. Adesso è di nuovo vostra. Cercate di averne cura, perché non è facile recepire i finanziamenti. Noi per questa palestra abbiamo avuto 620.000 euro. Pensavo che fosse un attentato. C'era una vespa che aveva stato. C'era l'attentato, era arrivato. Quindi io ripeto, mi affido a voi ragazzi per tenerla bella questa palestra. Voglio ringraziare il preside Cavallo. E quando l'ho presa da Belmonte, lui è subentrato a me, ricordo. E già aveva acquistato un po' il mio nome, perché era bravissimo. No, è una bugia questa. Era bravissimo come preside e infatti lo rimpiangono ancora. Sicuramente lascerà un segno profondo anche a Cleto, nella scuola secondaria di primo grado di Cleto. È un'ottima guida e sono convinto, dirigente, che fra l'amministrazione e la scuola ci deve essere. Quella collaborazione importante. Io non mi stanco mai di dire che l'istruzione e la formazione poggia su alcuni pilastri fondamentali. L'uno è la famiglia che dà i primi insegnamenti e trasmette i valori. Poi subentra la scuola, agenzia formativa per eccellenza, ma la scuola ha bisogno anche del comune per quello che può. Noi l'anno scorso e negli anni passati, preside, con tutte le nostre mancanze abbiamo assicurato un dopo scuola, un rientro quasi settimanale, con il giovedì, con molti sforzi, non era facile assicurare la mensa tutti i giorni, quando le altre scuole del comprensorio soltanto per 2 giorni garantivano il rientro. Però so che questi ragazzi non hanno molto, la scuola è tutto, e quindi abbiamo fatto quello che potevamo. Non so se prima o dopo. Adesso diveleremo le borracce, no? A ognuno di voi la borraccia, riempitela di acqua e bevete molto, mi raccomando, così mangiate di meno. Poi dopo le borracce consegneremo alla scuola 2 computer per i diversamente abili. Poi cosa diamo più? Dei libri. Dei libri. Quindi quel poco che abbiamo potuto fare lo facciamo per voi. Voi rendeteci orgogliosi di voi. Studiate. Quando andrete alle scuole superiori, mi deve arrivare questa bella notizia, che i ragazzi di Cleto sono bravi, così come hanno detto per quelli che vi hanno preceduto. Voi dovete essere il nostro orgoglio, perché siete il nostro futuro. Vi voglio molto bene. E non rovinate la palestra. Aspettate che lo facciamo dopo. Dopo lo facciamo. Un attimo, materiale dietro la porta. Ciao, bello.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, principio e origine dell'universo, dal quale scaturisce ogni bene, sia con tutti voi. Il Signore ci dà le energie perché lo serviamo con gioia. Aiutiamo i nostri fratelli e, sottomettendo il nostro corpo alla sua legge, ci rendiamo idonei ad ogni sua opera di bene. Anche il tempo libero che offre una pausa di distensione allo spirito e la opportunità di esercizi sportivi per il corpo è cosa gradita a Dio. Così, ristorati spiritualmente e fisicamente, rinvigoriti, recuperiamo una maggiore armonia con il creato e il creatore, che ci rende più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri venga io stesso squalificato. Salga a te la nostra lode, Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dai sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci ad esporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescono il vigore delle membra e favoriscono la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia, superando ogni forma di violenza, promuovono la civiltà dell'amore per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Poi Giuseppe, candidato a sindaco, vorrei che venisse anche la professoressa Policea, il povero Mannarino. È la nuova responsabile di questa. Non lo so, lei è in pensione, però è giustamente dovere, c'è stata fermo. Lei è timida, non poteva manco venire. Per me è un onore. L'inaugurazione è l'apertura di una struttura sportiva che è annessa alla scuola è di fondamentale importanza per la crescita armonica degli alunni. Ogni struttura che si apre scolastica è un'apertura dei giovani al mondo e del mondo verso i giovani, perché rappresenta libertà, in quanto la cultura è preludio al concerto della vita, al concerto dell'essere liberi. Quindi è fondamentale dare strutture alla cultura, all'istruzione e alla formazione degli alunni.